Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di giovedì, giornata corrispondente al pianeta Giove, quindi giornata di ottimismo, giornata di ampiezza, giornata di fortuna, ma è una giornata particolarmente importante per i segni d'aria. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, giovedì 6 aprile 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito, segno per segno, come esse si manifestano per ciascuno, ti ricordo, per aiutarmi a produrre per te contenuti sempre più belli e accattivanti e interessanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, mettere un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto. Inoltre, ora la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonando al mio canale, avendo così anche accesso a tutta una serie di privilegi, di contenuti esclusivi che ho concepito per te, che trovi tutti descritti sempre nel mio astroblog o in un video appositamente dedicato. Inoltre, al di là di questi oroscopi giornalisti, giornalieri, la possibilità, qualora desideri, di indagare in maniera più approfondita, specifica, personalizzata, in privato, su ogni aspetto della tua vita che ti stia particolarmente a cuore, dall'amore, agli affetti, i rapporti con i genitori, con i figli, con gli amici, il lavoro, il business, la realizzazione, i viaggi, la casa, la professione, ogni aspetto che ti sta a cuore, richiedendomi appunto un consulto personalizzato sempre secondo le modalità che trovi nel mio astroblog. O addirittura, se volessi entrare in possesso di queste chiavi interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare a un mio corso online di astrologia on demand, comodamente da casa tua, in un percorso appunto di 12 lezioni attraverso cui passo dopo passo, con gradualità, avrai modo appunto di apprendere quali sono appunto i principi di interpretazione di questi movimenti planetari, appunto, di cui parliamo in questi oroscopi. Trovi sempre appunto tutte le indicazioni nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo. Giornata, appunto, dicevamo, importante per i segni d'aria, quindi una presenza della Luna che continua a farsi sentire nel segno della Bilancia per i nati la seconda e l'ultima decade, quindi ancora momenti di armonia, momenti di pacatezza, sicuramente per appunto i nati sotto il segno della Bilancia, e anche per i nati la seconda e ultima decade del segno dei Gemelli e del segno dell'Acquario. Oggi però questa Luna è come se andasse un po' in contraddizione, c'è una sorta di tensione di fondo in un certo qual modo fra questa tendenza protesa verso l'altro in senso lato, e una tendenza un po' più accentrativa verso se stessi in un certo qual modo, considerata appunto la contemporanea presenza del Sole appunto nel segno dell'Ariete, sempre per i nati la seconda decade, così come per i nati l'ultima decade la presenza di Giove, sempre appunto nel segno dell'Ariete. Quindi c'è questa sorta di tensione, di difficoltà magari di bilanciamento un po' per tutti, ma particolarmente appunto per la Bilancia stessa, che può godere di questa presenza lunare favorevole, con questa tensione dall'altro lato appunto di questo Sole, di questo Giove, che è come se facessero un po' a bisticcio appunto con questa Luna armonizzante. Viceversa, appunto, per i nati la seconda decade dell'Ariete stesso, del Leone, del Sagittario, continua ad esserci appunto questa caratura, questo slancio veramente favorito da questo Sole, che in un certo qual modo dà privilegio tutto sommato a quelle che sono le proprie prospettive rispetto a questa tendenza emotiva della Luna di oggi, che, come detto appunto inizialmente, spinge un po' verso gli altri. E anche dal punto di vista di Giove, sempre appunto per questi segni di fuoco, per i nati l'ultima decade, ripeto, di Ariete, Leone e Sagittario, c'è comunque questa importanza, questa ampiezza di quello che è il proprio io, la propria personalità, il proprio modo di imporsi in un certo quel modo, in un senso positivo, al mondo, nei confronti degli altri, anche magari a discapito di questa Luna, appunto, che emotivamente è come se desse un pochino più di spazio alle persone che sono vicine. Quindi è una giornata un po' particolare, soprattutto per questi segni, un po' per tutti, e questa tensione potrebbe essere veramente vissuta anche in maniera un po' problematica, sicuramente per i nati la seconda
seconda e ultima decade del Cancro e del Capricorno, con questo andamento più morbido a livello emotivo del Cancro e quel senso pragmatico, progressivo, lineare e coerente del Capricorno, con questa sorta di tensione da due lati che potrebbe sfasare un pochino. Dal punto di vista mentale è sempre positiva da questa settimana questa presenza di Mercurio per i nati la prima decade di Toro, Vergine e Capricorno, quindi grande coerenza, grande struttura, grande capacità di costruire, di realizzare, anche di monetizzare, perché no? Quindi con la possibilità veramente di fare dei passi avanti più che mai concreti. Anche negli affetti continua ad esserci questa presenza positiva di Venere per i nati l'ultima decade, sempre dei segni di terra, del Toro, del Vergine e del Capricorno, con una possibilità anche di progettare, di vivere, di avere grande appagamento proveniente da quegli ambiti più intimi e personali. Viceversa, queste presenze terrose, come detto appunto di Mercurio per i nati della prima decade e per i nati l'ultima decade per quanto riguarda Venere, potrebbero risultare un po' sbilancianti dal punto di vista mentale e affettivo appunto per i nati del segno del Leone, prima e ultima decade, e appunto Acquario e Scorpione. Ma andremo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, che va incontro a una giornata ancora dei connotati un po' contraddittori, nonostante la presenza del Sole costantemente favorevole nel tuo segno, che si fa sentire marcatamente se appartieni alla seconda decade, quindi con un buon tenore energetico, un buon slancio, un buon carisma, e anche la presenza di Giove se appartiene all'ultima decade, che appunto continua a farsi sentire in senso più che mai positivo. Quest'oggi, per quanto riguarda i rapporti con le persone che ti stanno più care, in quei rapporti più familiari, se appartiene alla prima decade, il Marte che ti governa potrebbe risultare ancora un po' disturbante, appunto se appartieni alla prima decade. Per quanto riguarda l'umore, viceversa, c'è un buon segno di ripresa per i nati della prima decade, viceversa, per i nati la seconda e l'ultima potrebbe ancora farsi sentire questa presenza un po' disturbante della Luna. Buona l'intesa, viceversa, per i rapporti più intimi e personali, con una capacità da parte tua anche di essere maggiormente stabile, maggiormente coerente, dando più spazio a quelle che è una progettualità anche più lungimirante, più a lungo termine, appunto se appartiene all'ultima decade, considerata appunto questa particolare e comunque positiva presenza di Venere per te. Anche a livello mentale riesce a essere magari un po' più posato, cosa strana per te, nel lavoro come sul settore privato, specie se appartieni alla prima decade. Per te, costante, coerente Toro, una giornata nell'insieme positiva che ti vede ancora con una buona facilità ad armonizzarti con le persone che ti sono vicine, sicuramente nell'ambito familiare a cui maggiormente tieni, con questa presenza di Marte che si fa sentire in senso positivo appunto nella tua capacità di comprendere quel clima appunto che c'è con le persone che ti sono care. Anche per quanto riguarda la tua capacità mentale, sia nel privato che in ambito professionale, più che mai positiva. Sempre questo recente arrivo di Mercurio, se appartieni sempre alla prima decade, che ti consente veramente di procedere con un passo coerente, costante e super costruttivo per raggiungere i tuoi obiettivi, con grande soddisfazione sicuramente da parte tua e anche da parte di chi collabora con te. Anche per quanto riguarda la vita più intima e personale, sempre favorevole questa presenza di Venere, se appartieni all'ultima decade, quindi favoriti momenti di appagamento, di passione, di anche capacità di progettare nell'ambito del rapporto che sta vivendo sulla distanza con un senso più che mai concreto anche in questo senso. Per quanto riguarda il tuo livello energetico, sempre ottimale se appartiene alla seconda decade, anche con un pizzico di grinta in più, perché no? Andiamo avanti con te, frizzante e intelligente Gemelli, ancora con un umore ottimo, soprattutto se appartieni alla seconda e all'ultima decade, con questa luna che ti consente veramente di essere più che mai anche aperto e disponibile nei confronti di chi ti è vicino. C'è un'energia comunque un po' particolare, un'energia che anche per te potrebbe risultare per certi versi contraddittoria, ma comunque a te propizia, considerata appunto la contemporanea presenza del Sole per i nati la seconda decade e di Giove per i nati l'ultima,
che è come se in un certo qual modo ti inducesse a soffermarti maggiormente con la tua attenzione su degli aspetti che riguardano te in prima persona, personalmente, senza dare così spazio agli altri come invece emotivamente saresti appunto portata a fare, considerato questa luna che ho citato. Per quanto riguarda la tua attitudine più mentale, il Mercurio che ti governa continua a risultare positivo per te, con uno spostamento di attenzione su un piano più costruttivo, più concreto, più anche stabile rispetto a quel tuo atteggiamento magari un po' più variegato, più orientato a spostarti su direzioni anche molto diversificate, quindi un senso di maggior concentrazione, di maggior presenza su certi aspetti, anche a discapito di una varietà che magari in questo momento risulta non così di rilievo per te. Per te, sensibile ed emotivo Cancro, una giornata nell'insieme di buona ripresa, c'è ancora qualche nuvoletta all'orizzonte, per così dire, per quanto riguarda un po' la tua forma generale, un po' il tuo umore, soprattutto se appartieni alla seconda e all'ultima decade, considerata appunto questo sole non troppo favorevole e la luna ancora un po' disturbante, questa luna che ti governa che potrebbe indurti appunto a non sentirti con quel equilibrio a cui ambiresti. Decisamente migliore la presenza sempre per i nati l'ultima decade di Venere, che risulta garante in questo senso di una buona armonizzazione, un buon appagamento, una buona stabilità nell'ambito di quei rapporti con coloro che ti vogliono bene, con chi ti ama, con chi è importante per te, soprattutto il partner, con un senso veramente di ottimo appunto appagamento. Per quanto riguarda la tua concentrazione, il tuo modo di rapportarti a livello mentale è positivissimo. Questo recente arrivo di Mercurio dopo la sua uscita dalla posizione un po' fastidiosa che ha avuto nelle scorse settimane, quindi ottima ripresa per quanto riguarda anche gli affari, il lavoro, quegli argomenti che catalizzano la tua attenzione in un senso più che mai concreto, costruttivo, che ti vedono veramente procedere con buona soddisfazione, con buona capacità di realizzare in un senso più che mai appunto fisico e stabile. Continuiamo con te, maestoso e carismatico Leone, che va incontro a una giornata dai connotati un po' altalenanti, ma comunque con alcune energie planetarie che continuano a darti in un modo o nell'altro una spinta giusta. A livello di umore sicuramente questa luna si fa sentire in senso positivo, se appartiene alla seconda e l'ultima decade, con una capacità da parte tua di essere ancora più al centro dell'attenzione, come a te piace, ma anche con una possibilità di essere un riferimento per chi ti è vicino, una capacità veramente di essere un trade union, il mediatore, la mediatrice nell'ambito di quei rapporti sia privati che professionali che necessitano appunto di una figura appunto di riferimento che riesci proprio a essere tu. Questo nonostante appunto la presenza di altri influssi astrali meno favorevoli, soprattutto se appartiene alla prima decade, questo Mercurio che a livello mentale è come se potesse indurti a non avere un atteggiamento così morbido, così determinato ad andare incontro agli altri, ma piuttosto magari arroccato su certe posizioni. Decisamente in ripresa l'ambito di vita più intima e personale, se appartiene alla prima e alla seconda decade, ancora qualche momento di leggera tensione che potresti essere proprio tu ad alimentare, se appartiene nell'ultima decade con questa Venere ancora un po' fastidiosa. Buoni gli equilibri per i nati della prima decade nell'ambito più familiare. Per te, metodica e razionale Vergine, ancora una giornata nell'insieme positiva, con la capacità da parte tua veramente di procedere per gradi, non soltanto con quella ponderazione che ti caratterizza in maniera primaria, ma anche con la possibilità di tenere in debita considerazione i punti di vista, le prospettive di coloro che ti sono vicini, sia nell'ambito privato che professionale. Quindi una capacità veramente ancora più enfatizzata di armonizzarti, per così dire, e veramente di fungere anche da punto di riferimento in quegli accordi che necessitano appunto di una sorta di ago della bilancia, per così dire, che riesci proprio a essere tu a manifestare in un senso positivo, in un senso più che mai armonizzante. Ottima la tua concentrazione se appartiene alla prima decade, con questo Mercurio che ti consente più che mai di procedere a sprombattuto, ma con quel ritmo che ti è proprio, per raggiungere degli obiettivi più che mai concreti, più che mai soddisfacenti, più che mai ottimizzati per te. Anche per quanto riguarda la sfera più intima personale, sempre positiva questa presenza di Venere se appartiene all'ultima decade, con la capacità di vivere momenti decisamente molto appassionati e anche appaganti. Per i nati la prima decade, sempre spiccata attenzione nei confronti delle figure care che vedono veramente un buon impegno positivo da parte tua nei loro confronti.
Continuiamo con te, estetica e creativa bilancia, che va incontro ancora una giornata nell'insieme positiva, soprattutto se appartiene alla seconda e l'ultima decade, almeno con questa presenza della luna che ti consente di mantenere un buon equilibrio su un piano emotivo, nonostante altri influssi planetari potrebbero risultare appunto un po' destabilizzanti per te. Infatti quest'oggi c'è questa sorta di tensione dall'altro lato rispetto a questa buona presenza della luna nel tuo segno da parte del sole, se appartiene alla seconda decade, da parte di Giove se appartiene all'ultima. Quindi in un certo qual modo, tanto più cerchi di mantenere questo buon equilibrio, questa pacatezza, questo senso di gradualità nel modo di porti nei confronti di chi ti è vicino, nel privato, sul lavoro, dall'altro lato è come se ci fosse questa sorta di urgenza, di tendenza a procedere senza andare troppo per il sottile, in un modo appunto che non ti appartiene, che magari potrebbe appunto destabilizzarti leggermente. Quindi un po' la sfida di oggi è riuscire a mantenerti appunto su questo binario emotivo più equilibrato, nonostante appunto queste energie un po' disturbanti. Per i nati la seconda e l'ultima decade, ancora buoni equilibri per quanto riguarda i rapporti più familiari con le persone che ti sono care. La presenza di Marte per i nati la prima decade, viceversa, potrebbe risultare un po' disturbante nell'ambito di questo tipo di relazioni. Per te strategico inconscio Scorpione, ancora una giornata dai connotati un po' altalenanti. La luna si fa sentire in un senso positivo se appartiene alla seconda e l'ultima decade, con una buona capacità da parte tua di andare incontro alle esigenze di chi si interfacci con te nel privato, in ambito professionale, con una insolita capacità d'ascolto. Questa capacità a livello emotivo, in un certo qual modo, potrebbe anche risultare in un senso anche contraddittorio, tutto sommato, considerata altre energie planetarie in campo, che è come se ti spingessero a sfoderare quel tuo lato magari più impulsivo, più combattivo, più tendente a tenere in considerazione più le tue esigenze rispetto a quelle degli altri. Quindi una giornata un po' particolare con queste energie contraddittorie in campo che sta a te in un certo qual modo riuscire ad armonizzare. Per quanto riguarda i rapporti più intimi e personali, costante buona ripresa per i nati la prima e la seconda decade, ancora qualche momento di incertezza, qualche momento in cui certi tuoi atteggiamenti potrebbero risultare destabilizzanti nell'ambito dei rapporti a cui maggiormente tieni se appartieni all'ultima decade. Anche a livello di comunicazione, per i nati la prima decade, certi modi di manifestare dei tuoi punti di vista, di procedere, di esprimerti potrebbero essere un po' troppo rigidi per chi si interfaccia con te. Continuiamo con te, avventuroso e ottimista a Sagittario, che va incontro a una giornata decisamente ottimale, se non altro per quanto riguarda la tua rapportualità con le persone che ti sono vicine, con cui ti interfacci nel privato o in ambito professionale, con una capacità ancora più spiccata del consueto di fungere da punto di riferimento, di cosiddetto ago della bilancia, per risolvere anche possibili momenti di non perfetta comprensione. Tutto ciò in un certo qual modo potrebbe anche rientrare in reciproca contraddizione con una tendenza da parte tua a volerti anche imporre a procedere senza prestare ascolto appunto a queste altrui esigenze. Quindi la sfida di oggi, in un certo qual modo, considerata questa contemporanea presenza del sole e di Giove a te propizi, se appartiene alla seconda decade e all'ultima, è quella appunto di armonizzare questa tendenza fra prestare ascolto a quello che sono certi tuoi principi e quelli che sono appunto di punti di vista, delle esigenze di chi si interfaccia con te. Per quanto riguarda la vita più familiare, i contesti con le persone che ti sono care, in un certo qual modo, in maniera insolita, è come se prestassi attenzione anche a momenti passati, più che non a una progettualità futura, come solitamente sei tendenzialmente portata a fare. Per te, pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata dei connotati un po' altalenanti, in cui comunque sei in grado di fissare dei punti fermi, dei punti di armonizzazione e di stabilità proprio come a te piace, grazie a una linearità di pensiero, una coerenza, una strutturazione di quelle linee di condotta, quelle linee di analisi che vengono favorite da questo Mercurio favorevole se appartiene alla prima decade, nel lavoro ma anche in ambito professionale. Anche la vicinanza di chi ti è caro, di chi ti ama,
programma dell'eventuale partner risulta essere più che mai motivo di forza per te, soprattutto se appartieni all'ultima decade, con questa Venere che continua veramente a garantire una buona armonia, un buon appagamento da parte di questi ambiti che ti riguardano più da vicino. Tutto ciò nonostante appunto alcune altre energie planetarie che potrebbero risultare un po' destabilizzanti, specie per quanto riguarda il tuo umore, considerata appunto questa luna velocemente presente, un po' dissonante se appartiene alla seconda e l'ultima decade, un sole ancora un po' smorzante, il tuo consueto tenore generale se appartiene alla seconda, e un Giove per i nati l'ultima decade in grado di non farti sentire sempre con quel equilibrio che risulta assolutamente fondamentale e basilare per te. Proseguiamo con te frizzante e anticonformista Acquario, che va incontro ancora una giornata decisamente ottimale, soprattutto se appartiene alla seconda e l'ultima decade. Viaggi in un certo qual modo su una sorta di delicato equilibrio, ma comunque interessante e stimolante per te, fra pensieri personali, esigenze che ti riguardano e un ascolto, un'attitudine alla disponibilità nei confronti di chi ti vicino. Infatti queste energie planetarie di oggi, a te propizie benché reciprocamente contraddittorie, è come se rappresentassero per te una sorta di piccola sfida fra appunto questa armonizzazione di concetti che ti riguardano in prima persona e punti di vista di riguardo che appunto sono più di interesse per chi si interfaccia con te nel privato come in ambito professionale. Per quanto riguarda gli ambiti più intimi e personali, sempre buona ripresa per i nati la prima e la seconda decade, ancora qualche momento di non perfetta armonizzazione per i nati l'ultima con questa che potrebbe indurti proprio a manifestare certi atteggiamenti in grado di destabilizzare proprio questo tipo di rapporti. Buona concentrazione per i nati la seconda e l'ultima decade, certi modi di esternare dei tuoi punti di vista per i nati la prima decade potrebbero risultare un po' troppo rigidi, considerato questo Mercurio un po' fastidioso. Concludiamo con te fantasioso e profondo Pesci, che va incontro ancora una giornata nell'insieme positiva, energie in campo che benché reciprocamente contraddittorie ti consentono comunque di trovare un punto di riferimento nei rapporti con le persone che ti sono vicine. C'è comunque uno slancio, una carica, una tendenza da parte tua, perché no, anche ad importi nei momenti di bisogno pur di raggiungere certi obiettivi. Nel contempo riesci comunque a procedere con un senso strutturato, un senso coerente, insolitamente stabile rispetto a quel tuo modo magari un po' più fantasioso, più astratto di valutare le situazioni. Soprattutto se appartiene alla prima decade, questo Mercurio continua veramente a darti questo slancio in più, questa carica strutturata per dare veramente forma, dare sostanza a quelli che possono essere i tuoi progetti in questo momento più che mai concreti, in maniera magari insolita, ma perché no, veramente stimolanti per te. Buon appagamento, buona armonia, buona capacità di armonizzarti per i nati la prima decade nell'ambito dei rapporti familiari e per i nati l'ultima decade nei confronti di chi ti è caro, delle partner, di chi ti ama. Con questa Venere veramente continua a essere garante di questi ottimi equilibri, di questi momenti veramente di ottima e piacevole serenità per entrambi. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su Astrolove, come di consueto, per aiutarmi a produrre per te contenuti sempre più belli, accattivanti e curati. Qualora ancora non l'avessi fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, a mettere un like sotto questo video, ad attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto. Ora inoltre la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di privilegi, di contenuti a te riservati che ho concepito e che trovi descritti sempre nel mio astroblog o in un video dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi molto brevi, generalisti, qualora volessi indagare su certi punti specifici che ti stanno a cuore della tua vita, dell'amore, gli affetti, i rapporti con i figli, con i genitori, la professione, la realizzazione, i viaggi, la casa, lo studio, l'amicizia, ogni aspetto che ti sta a cuore, puoi richiedermi un consulto personalizzato in privato
sempre secondo le modalità che trovi nel mio astroblog. O addirittura, se invece volessi apprendere appunto questa meravigliosa mantica che è l'astrologia, per entrare appunto direttamente in questa modalità di interpretazione di queste posizioni planetarie, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, dei percorsi appunto strutturati in 12 lezioni su misura le tue esigenze di orario, di giornate, attraverso cui veramente passo dopo passo, con gradualità, entrerai in possesso di queste chiavi interpretative, di questi movimenti planetari, per appunto conoscere in maniera sempre più approfondita questa meravigliosa mantica che appunto è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni appunto nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale Domani a Domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!